Allora, continuiamo dove eravamo lasciati. L'ultima volta sì, ho detto vado a controllare, poi ho chiuso il video perché... Sì, serve una chiave, è chiaro. Ed è una lampadina. A meno che non è una chiave. Wait, what the fuck is this? Non è che vuole che vi guardo sta cosa? Oddio, ma non è che le spade sono tutte diverse? Pensate sì. Sì, ok. Certo, così mi faccio pigliare. Ah, no, pure questa carica l'attacco. No, vabbè, ma non si può stare questa spada che... Che cosa? Ah, se la taglio si trasforma in una nuova... un nuovo mostro. Chi lo sapeva sta cosa? Non l'ho letta sta cosa. Cacchio. Niente, no, la spada non mi piace. Non c'è cazzo da fare. Non mi piace la spada. Non mi è mai piaciuta sta spada. Che poi è una spadona, cioè una... Cazzo, sono sicuro. Vabbè. Io vado. Arrivederci. È uno Tsuchigumo. È uno Tsuchigumo. Ah. Ancora. Basta. Cristo. Ho combattuto il Nioh. Nel primo Nioh, la sua controparte femminile. Ho combattuto il Nioh 2 nella sua parte. La sua vera versione originale. Anzi, due le versioni. Sia Kuzushi. No, quell'altro. Il bue ragno e quell'altro. Come faccio a prendere la cesta? Come faccio a prendere quella cesta? Possibile. Ok. Ah, aspetta, è fattibile? Devo solo saltare da un punto giusto. Tipo... Cazzo, vabbè. Voglio vedere almeno che cos'è. Se la apro da lontano mi fa vedere che cos'è. Tirati. No. Ok, allora non mi serve. Sono certe vendite. Più scendiamo più cambia il colore. Come mai sta cosa? Che c'è scritto? Labirinto del tormento. Ah, che bello. Before, prima di giocare il labirinto del tormento, guarda. Un passo sulla pedana pressione attiverà il Demon Sleep, che comincerà a muoversi. Vai verso l'uscita prima o sarai chiuso dentro. 2. Per fare uno scatto premi guarda per fermare un tacolo. Press hold to left. What? Ah, c'hanno un cazzo da fare. Toby? Scusami, beh, buon signore. Posso sapere cosa stai facendo qui? Il mio nome è Toby. Kadashi? No. Divinità, essere maligno, Toby. Sono il carrello di concerto di questa cosa. Che cosa avete a che fare? Siamo qui per massacrare gente. Mica vale. Rosica. Ah, è questo. Sì, tesoro, ma stai scherzando? Dove devo andare, tra l'altro? Mm.
Ah, ci dice che ci stanno. Aspetta, voglio vedere dove sta la come si chiama? Il gate prima, l'uscita. Ma dai, ma è impossibile! Come fai? Non so neanche dove è l'uscita. Ah, è là. No, è impossibile, dai. No, è impossibile da fare al volo senza sapere un percorso. Sbaglio, l'ha reso più facile. Allora, se passo qua, la riattiva. Non salta. Ma cosa? No, vabbè, non me lo puoi rendere più facile, non vale. Ma mica vale. No, raga, che cazzata. Ma che è? È una cosa da bambini. Che se fallisce lo rendi più facile. No, dai. No, non l'accetto. No, è una cazzata. Non so se si sente, sta dil... non sai che sta diluviando, sta grandinando. Probabilmente domani mattina trovo tutto bianco. Fosse neve, ma... Domani mattina è bello, già bisogna fare la spesa, che bello. C'è il gatto, ok. Aspetta, ma che sono ancora in challenge per caso? Cosa mi dice, questi cosi si muovono, infatti. Sai che sono ancora in sfida. Oh, che bastardo. No, perché voglio vedere prima di che si tratta. Ok. Un trucco del cazzo. Ah no. Quale cazzo era il trucco? Scusami. Ah, forse se attivavo il coso del gatto mi si apriva la porta sotto. Oh god, date reggi, date tregua, figliolo. Passa, passa. Trova un altro passatempo. Ah. Era ancora lì. Era ancora. Ok, salto. Mica vale sta cosa. Ma vabbè, sì, sai. Come fa questo a fare queste cose? Oh, e Amaterasu non. No, raga, non posso stare con sto controller. Sì, vabbè, raga, ma mi si ferma il controller. A meno che non posso cittarla. Io potevo citarla. Lui non sta correndo in questo momento, eh. Vabbè, ma la telecamera. Porca troia, che palle sto controller. Vedete, smettete correre. Vabbè, raga. Fermi. No, mi muto, mi tolgo il microfono e faccio sta parte col controller nuovo. Perché non può essere, dai. Sto incazzando come una iena, devo fare sto percorso e non posso fare niente. Dai.
Ah, ok. Se Dio vuole abbiamo finito. Fammi bene a sentire. Ho superato una parte molto rompiscatole. Devi sparire. Vedi, guarda che fa il controllo, guardate. Non lo fa camminare. È che non posso farci niente. Non sono. Cioè, non è. È fuori. Secondo me semplicemente se aggiusto qualcosa dentro. Se li fa. Ah, un salvataggio. Fammi salvare, per l'amor di Dio. No, tu stai scherzando. Tu stai scherzando, spero. Finché lineare così, posso superarti con uno scatto singolo. Pure, pure, ma... E come faccio a salire su quella rosa? Ah, ok, posso muovermi così.
dove è il gatto? Più che il potere del gatto, mi sembra un potere da Jacob, perché il gatto non è che si arrampica sulle pareti. Sì, a volte sì. Se c'è tipo la carta... come si chiama? La carta da parati, sì, si arrampica. La cosa che posso scattare col dash, con l'attacco, non me lo ricordavo. Mi pare... ho imparato quello dello scatto con la schivata. Ma quello dello... Abbiamo finito, ti prego, basta che abbiamo finito questa storia della veduta. Oh! 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 È una tigre con un arco e fulmini? Devo fargli una freccia? Dove la devo fare questa freccia? Da qua fino alla coda, immagino. No. Devo fargli una freccia così. Sì. Devo fare un fulmine. La tigre e il fulmine. Beh, non è una cosa comune. Se non sbaglio, alcune versioni di Raiju, cioè il compagno famiglio di Raijin, ha anche una forma di tigre. Cioè diverse forme, topo, tigre, lupo. La freccia ha scagliato via le nubi del perulesco. Guarda, una costellazione. Chissà come mai. Devo fare anche quella centrale? E dubbio la faccio. Sapevo io. Bella lei. Sembra una ballesta, una balista invece che una un arco. C'è una ballista sul corpo. Oddio. Oddio. È un po' aggressiva. Aggio da menà. Lo fa 1-1, 1-2. Sto cacchio. Ah, forse perché il ruggito sembra un tuono. Gekigami. Le forze maligne mi hanno sigillato qui. Ma il tuo arrivo mi ha svegliato e ha rubinato la luce dentro di me. Io che calmiamo, io e te cammino nello stesso campo di battaglia che i kami dietro dei tuoni. Hai meriti il potere dei fulmini. Usalo per distruggere i tuoi avversari. Ok. Me ne manca uno. Che sarà più avanti, quello che ho capito. Il dodicesimo day e dio Gekigami Thunderstorm. Una tremenda potere dei pennelli che controlla i fulmini. Ah, devo aspettare il fulmine. Io che ne so se il fulmine... se il fulmine non arriva, devo aspettare che il fulmine arriva, no? Il fulmine non c'è. Ovviamente adesso posso controllare vento, acqua, fuoco e elettricità. Perché vuoi vedere tutti le divinità, tutte le tecniche? Qual è il tuo scopo? Dici la verità. Che è chiaro che abbia uno scopo. Un po' più lentamente, mi raccomando. Mi raccomando, più lentamente. Dai che ci sei. Vai, bravissimo. Oh cazzo, si muove. Gioco, sei uno stronzo.
Hai capito che sei uno stronzo? Possiamo accelerare il processo, per cortesia? Così ci divento vecchio. Non rallenta il tempo veramente. Ah, l'ho fregato con un salto laterale. Possiamo controllare tutti gli elementi. Basta però, basta questo labirinto, mi ha abbastanza rotto il cazzo. Perché c'è un po' di foglio qui? Chi devi portare? Ed è, madonna, ma dato 50! Ma dato 5 volte di più di tutti gli altri quadrifogli. Sento, mi danno malapena 5. Ok, bolo lightning rod. Ah, è una chest. Interessante. Poi boom. Almeno non è come pensavo, cioè che ogni tecnica tipo guadagna semplicemente un potenziamento, non è una tecnica a parte. Invece sta botta, invece cioè, per fortuna c'avevo torto sta botta ed era veramente una tecnica ciascuno. Che devo fare? Ah, una chiave! Ho un brutto presentimento. Ah, appunto. Cioè faccio... Non ho capito. Devo far passare l'elettricità. Dove? Qua. Ah no, crea un ponte. Ok, no, meno male, pensavo fosse tipo mi fulmina. Come la sta a prendere sta chiave quest'altro? Sono pigro. Preferisco viaggiare più velocemente. Per Dio. Però se non abbiamo niente di... È Raijin quello. E adesso come faccio a far passare l'elettricità? Cos'ha? No. Ah, non l'ho beccata lo stesso. Ma mo' ho venduto. Ma vai a cagare. Non torno indietro. Infinity Stone. Ce l'ho ancora un bel... Quanti ce l'ho? 5? Bastano? Nel dubbio. Vabbè, durano parecchio, quindi non è un problema. Ne dubbio, dai. Ma ne è solo 5, ok. Quindi ogni mercante c'è un tot. Perché non c'è scritto quanto ce ne abbia? What the f... Che cazzo mi ha colpito? Non è proprio Raijin perché c'ha i tamburi, ma non c'ha la spada. Di solito non c'ha la spada Raijin. Forse la spada che in realtà è un'antenna elettrica. È sempre Seven Strike, lo so che è sempre Seven Strike. Ha fatto danno. Jesus. Ma che è che dove tocchiamo, facciamo morire gente, esplode cose. Ma Cristo, c'ho una marea di salute, che mi date quelli piccoli? È roba da vendere, ovviamente. Credo sia tutto randomico comunque gli oggetti che ottieni, eh.
penso di avere. No. Volevo. No, volevo continuare a potenziarmi l'inchiostro perché in alcune battaglie ne consumo veramente tanto. Avremmo finito il dungeon? Non credo. Ok, questo è strano. No, devo beccare. Devo beccare tutti gli occhi? Ah, sì, vabbè, ciao. Ah, mi bastava oscurarli. Ma poi a parte che lava ci posso passare, per Dio. Ah no, ci avrebbe affogato. Strano sistema di sicurezza. Oh mio Dio, i flashback. No, ve prego, ho dei Vietnam flashback. Niente dungeon qui, niente minigioco del cazzo di... di scavare, per carità di Dio, basta. Ma che ha costruito sto posto? Però è fighissimo la modalità così, in 2D, ci sta molto bene. Ok, qua manca una chiave. Ok. Paletti. Ok, mettiamo dei paletti. Cosa... Oh! Aspetta. Non ancora. Aspetta l'ultimo secondo. Ok. Per carità di Dio, io col 2D non è che ci vada molto da... Non ci vado... Sono così malvagio con il 2D, più o meno. Abbiamo appurato che io e il platforming non facciamo molto... Non siamo molto amici. No! Come faccio? Taglio? Yes! Gna. Ah, ok, no. Pensavo ci fosse qualche oggetto, invece... Dov'è che devo andare adesso? Nel senso a destra. E qua. Là. Oh, finora mi sta piacendo sta parte. Ah. Però la prospettiva ti... frega un po'. Oh, ok. Ok, questa è più veloce. Basta saltare al contrario. Fare così. Salti in una direzione e ti giri dall'altra parte invece. Che la cosa sta venendo verso di te. Ok. Un altro salvataggio strano. Dovremmo affrontare Raijin per caso? Sta venendo sto dubbio. Dov'è la tigre? Che brutta la statua della tigre. No. Ok, prendo la chiave. Perché non ne vedo la chiave? Posso disattivare... Ah no, quella è una cesta. Non posso disattivare. Mappa. Ok. Conoscendo questo gioco, il fatto che mi abbia dato la mappa adesso vuol dire che ho probabilmente finito il dungeon. Ok. Ok, c'è il pavimento elettrico. Ah, c'è pure il ragno. Che palle. Non ho capito sta cosa del pavimento elettrico, ti giuro, ma vabbè. Tanto vale metterci un pavimento normale.
Lo vedo il ragno, grazie, lo vedo. Ah, quello è difficile da fare. No, non così tanto, pensavo peggio. Ragnotti, devi levare dai. Ti immagini che potevo fulminarlo il ragno? Fermalo la chiave. Ah ah! Lo sapevo! Aspetta un secondo. Quindi la chiave non mi serve più, la chiave elettrica, siamo sicuri? Non torno indietro, eh. Ah no, invece ti ha. Questa parte è stata facile. Non so se io se taglierò. Ah, forse potevo evitare di usare la cosa letta, la chiave lì e. E c'è il sabò. Oh no, ti prego. Aspetta un secondo, devo andare a prendere la chiave per forza. Non posso usare la chiave, quel passaggio senza chiave. No, ok, no, perché tu se la vuoi. Guarda che ti cheat. Non corre. Non corre. Rosica. Sì, ok. Non so cosa sta facendo. E basta. Oh. Che cazzo di trappole. Oddio. Ah, devo fare il contrario. Invece di metterlo giù, devo metterlo su. Di metterlo su, devo metterlo giù. Ma va bene portarmi questa chiave o non mi serve? Bastardi, bastardi. No, quando è così è bastardi, perché come faccio a fare l'angolo stretto io? Vabbè. È da infami sta cosa. Non posso fare il salto così da parete. Vedi? Si impiccia. Poteri andata a puttane. Cioè, vabbè, c'è pure il tempo di. Allora. Sto incazzando perché il gioco sta cominciando a tirare delle palle curve assurde che non hanno senso adesso perché finora è andato tutta rose e fiori, ma è anche facilitato alcune cazzate. Aspetta che c'è il ragno, se mi piglia mi tocca. Ancora. Ci avessi già i cacchi da fare. Tra l'altro i ragni hanno le zampe in forma di cosi. Quelli non sono mai semplici nuvole. Oh! Cazzo è successo? Cos'è che mi sta colpendo? Mi sta sparando? Stai girando. C'era qualcosa che mi stava sparando da un distante o sto scemo io? L'angelo è enorme. Cioè, penseresti che sia finale? Ma secondo me non è finale questo.
No, c'è ancora una cosetta da fare. Ah, shit. Ah, questo è il fratello, praticamente. Sì. Ma è impossibile. Ma mica sto giocare 7 stelle di Okuto, Cristo. Già me lo sono dimenticato io. Ah, ok, che culo. L'amor di Dio, datemi un salvataggio. Se azzecco la cosa. Se azzecco la linea. Ma la linea non la azzecco. Perché? Perché? Perché devi stare in linea d'aria. Perché? Molla sta chiave. Non mi serve. Non me ne frega, rimane là la chiave. Perché ha attivato la chiave? Perché ha ripreso la chiave? Molla sta cazzo di chiave, non mi serve. Ora mo me torna in bocca sta chiave, eh. Turi amazing. Ah, ci sta dicendo che era bellissimo. Oh, è bellissimo aver trovato un rivale. Ho detto, mamma, devo dirgli addio. E siccome ho lasciato i miei posti, mi devo. No. Non ci potrà fare da guida. Addio. No, povero Toby. Oh, è andato un fiore. Oh. Ma che è tutta questa tristezza sto gioco? Rip Toby, è apparso il trofeo. No, vabbè. Posso avere un salvataggetto? Sai com'è? Riuscire a beccare quei 5 punti del Nurikab. Oh, grazie. Siamo al quarto piano? Quinto piano, tipo? Ah no, ok. Hi. Allora, io non so quanto siamo messi, però ho staccato il video nel dubbio. Allora, la chiave ce l'ha tolta, quindi non ci serve. Siamo nel colpo finale. Siamo praticamente al tetto. Ho detto high, probabilmente è il tetto. Ma ho capito questo trucco per poter scattare automaticamente. Non mi fai fare nessuna battaglia strana. Sì, c'è una strana vibrazione. Sì, probabilmente stiamo arrivando verso la fine. È pronta a colpirci in un qualsiasi momento. Sei pronto? È tanto. Lupo contro volpe. Cane contro cane. È vero, un canide. Le fontane di lava non portano niente di buono. Vediamo se troffa tipo Roci Grido staccata coda per coda. Beh, siamo riusciti a raggiungere la cima del palazzo. Ora, dov'è quella maledetta fox? Quella tutta maledetta volpe? Il grande Sun vendicherà la regina amico. No, magari manco c'è stata, ma ci... C'è il simbolo del sole. È una luna rossa? Non è un buon segno. L'ultima volta la luna ci ha aiutato. Una costellazione qui? Non credo. No, vabbè, dai, che cazzo dici?
Cioè, di... ecco come ha fatto a fregacce. Ah, c'è anche una, scusami. C'è la costellazione della volpe in realtà, esiste. Non so che volpe sia però, vuol dire che sono chiamata quella costellazione. Pensa un po', è tipo noi. È come noi. Che figo, c'hai i pennelli. Ninetales. Nove code. Kyuubi, tecnicamente, sì, è la Kyuubi. Possiamo dire che è la Kyuubi, perché la Kyuubi vuol dire nove code. Quindi, Amaterasu. Sei strisciata dentro il mio castello come un piccolo ratto. Il potere di Yami? Per il potere di Yami, signora, signore, o meglio, sovrano delle terre dell'oscurità, io, Ninetales, cioè, nove code, sono diventato re della Rishima Cast. Ah, quindi non abbia, non è il signore oscuro, è solo uno dei suoi. Sei arrivato qui solo per farti uccidere. Come ho fatto con la regina nemico. Yami, la banda dell'oscurità. Non ho mai sentito. Io sì, solo che non si chiama Yami ma Yomi. Ha detto: non ti ho dato il mio permesso di diventare re della costa. Yami è l'assoluto signore di tutte le cose malvagie. L'ultimo è il più grande simbolo dell'oscurità. Non è niente come i tuoi divinità, delle vostre favole. False divinità. Oh, adesso. Ah, dice che non sei mica una sacerdotessa a fare queste cose. Pagare tutto quello che hai fatto, insomma. In realtà mi è venuto sonno, ma fatti sotto. Ok, ma ha tolto una barra intera? Ah, ok, devo schivarlo. Aspetta, se sei fatto di carta vuol dire che... Che bastardo, mi annulla i cosi! Fulmine! Ah, si è divisa! Come la abbasso? Ah, m'ho fregato! Non è tamamo non 9. Qua è impossibile. Dai che riesco a ammazzare almeno una. Ok, una è andata. Ce l'avevo fatta. Stavo per colpirla con fulmine, invece no. Allora, no, quando si trasforma è un problema perché non gli fai niente praticamente. Però ha perso una coda, mi sa. A meno che non li fa ogni volta e li riottiene. Non stavolta, signore. No, non ti... Non ti... Non fare come il solito che ti cambi bersaglio. Dio, che palle. Sì, no, sta diventando un incubo.
vabbè. Diventa un incubo perché ognuno ti attaccano. Guarda. Un'altra. 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 Dai, l'ho ammazzate tutte, non l'ho ammazzate tutte. Ok, sta boss battle è buona, perché... Niente, c'è sempre 9 code, però mi fa incazzare se c'è sempre 9 code, non vale. Adesso almeno diminuisci le code. Almeno attacchi. Oh, il veleno. Pure te sei scemo. Dopo 3 volte che uso lo stesso tecnica. Fermate. E quella sta là. Ma non è che devo attaccare questa. No. Ora basta. Non volevo usarlo però. Tutte? No. Ora sì. Oh! Ti ho fatto tornare normale! Sei una volpe normale. Che è successo all'occhio? C'è neanche più poteri da... Mamma che danno io ho fatto. Vai. No, visuale. Ok. Sto subendo danni normali. Colpo finale. Col pendente. No, un po' mi dispiace aver ammazzato una mole, però sei troppo stronza da vivere, quindi... Ma è uguale a quell'altra, solo che verde. Come si chiama sto strumento? Fammi sapere, dimmi, dimmi la verità, dimmi la verità, dimmi la verità. Blade of Kusanagi. Kusanagi no Tsurugi si chiama, grazie. Portiamoci i nomi in giapponese, eh. Cioè la spada che uccide gli... che può uccidere gli dei. Una spada fatta di un glaive, cioè un pugnale fatto di giada. La morte di Miku è stata vendicata. Materasu, la tenacia di Materasu ha provato, è stata troppo anche per 9 code. La bestia altamente temuta giace a terra sconfitta. E la sua vera natura, in base a tutta la sua vita, nella morte è stata ridotta nient'altro che una semplice vecchia volpe stanca. L'isola degli Ioni, liberata dal suo sconfitto suo maestro, cominciò a scomparire. Come un'offerta funeraria, è stata, si è sciolta in, è diventata fiori praticamente. Otohime, che si era assonato nel drago marino, tornata al palazzo del drago dopo che il suo ruolo è stato compiuto. Dove così? Ah, probabilmente la solita cosa oscura è stata, è sparita un'altra volta. E si è unita al suo maestro. Anche il Blight è apparso, cioè quello dello spirito dell'altro mostro è apparso, dando una mano alla nove code caduta. Si sono uniti a mezz'aria e questa massa oscura si è mossa verso l'andra dell'estremo nord. Quattro
spiriti oscuri sono apparsi a Orochi. Per questo questi due erano, andranno a unirsi ai loro altri giorni, lasciando Ninetales, le parole di Ninetales riguardante il vero signore oscuro, Yami. Che questa formidabile creatura sia al nord, Materasu sentiva una terribile presenza. Il Osun, che aveva accompagnato Materasu, cominciava a esitare nel suo cuore, perché diceva che il suo viaggio sarebbe finito quando tutti i 13 poteri sarebbero stati rimaneva solo un potere e quindi il loro bersaglio sarebbe verso il Frozen Nord, il Nord ghiacciato. Allora beh, non tempo di ritirare, allora partiamo. Uccidere, sconfiggere 9 code non ha portato Mikon dietro, ma l'unico che possiamo fare è mandare e fare un ululato per festeggiare. Ma non eravamo rimasti che la, come dice, l'isola si stava disgregando? Lo so, da anni e tempo una merda, lo so. Certo che voglio salvare. Quindi mancano tecnicamente 2 dungeon, forse. Forse un'altra settimana la prende, eh? A meno che non posto 3 o 4 video di fila. Non ho la capoccia per combattere con te adesso. Sì, dobbiamo andare a nord del Shinsu Field, che c'è sta qualcosa lì. Ma chi è questo tizio? Per chi lavora? Per Yami? Sono sicuro che lavori per Yami, però. Cosa. Qual è il suo scopo? Che ci guadagna? Beh. Non lo so. Allora. Penso che avrò tagliato il dungeon 2, se non l'ho fatto troppo. Comunque, ci vediamo ai prossimi video. Io sto qui perché devo fare una cosa, quindi come dormire. Però ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Bye bye.